Rispoli, presidente del Consiglio Provinciale di Napoli, è l'ospite di questa puntata del taccuino politico della Campania. Dunque il tam tam ripete sempre con maggior frequenza, si sbaracca. Già il presidente della giunta regionale Luigi Cesaro ha annunciato che si ricandiderà per il Parlamento. Sì, anche se la notizia, diciamo, non ci coglie di sorpresa, nel senso che già quando è iniziata questa esperienza sapevamo che il presidente, quando sarebbe giunto il momento di dover scegliere fra una ricandidatura alla Camera e il permanere dell'esperienza come presidente della giunta provinciale, avrebbe scelto di fare il parlamentare, quindi questa cosa non ci coglie di sorpresa. Diciamo che fra poco inizierà ad esserci un momento che adesso assume una particolare importanza, lo era già, ma alla luce dell'intervista rilasciata sui quotidiani oggi, in cui, diciamo, si annuncia ufficialmente questa scelta, quella del prossimo bilancio di previsione della provincia di Napoli assumerà un'importanza fondamentale, tenuto conto che sarà l'ultimo bilancio che farà la giunta di centrodestra e tenuto conto che ci sono ancora tutta una serie di problemi irrisolti a cui dobbiamo dare una risposta. Primo fra tutti, dal mio punto di vista, è il destino delle società partecipate della provincia, perché parliamo di circa 2.500 posti di lavoro ai quali bisogna dare, anche nella prospettiva della costruzione della città metropolitana, una sicurezza nell'ambito di quelli che sono i processi di stabilizzazione dei posti di lavoro. Ecco, la città metropolitana, come e quali potrebbero essere i meccanismi per farla funzionare bene? Ma intanto bisogna superare quelle che sono le procedure attualmente previste, che prevedono dei meccanismi troppo farraginosi, il coinvolgimento di tutti e 92 i comuni della provincia di Napoli, che con un pronunciamento secco in consiglio, ed altre questioni che sostanzialmente non rendono facilmente realizzabile la città metropolitana. Dovrebbe, dal mio punto di vista, anche nell'ambito dei provvedimenti che il Governo nazionale sta varando, prevedere un meccanismo molto più semplice, che in qualche modo dovrebbe consentire la possibilità in tempi brevi di poter definire non solo le procedure per il passaggio dagli attuali enti locali, dall'attuale sistema, cioè quello praticamente del comune capoluogo, dei vari comuni della provincia e della provincia nell'accorpamento in un solo ente, ma anche dare con termini strettissimi alla regione Campania la possibilità di poter definire quello che deve essere il confine territoriale e l'ambito territoriale di questo nuovo organismo che è la città metropolitana, perché io sono uno dei sostenitori che la città metropolitana, se va a ricoprire, diciamo, ad intervenire esattamente su quelli che sono i confini dell'attuale provincia di Napoli, diciamo, non potrà determinare quegli effetti benefici che noi ci aspettiamo, perché è indubbio che per poter risolvere tante di quelle contraddizioni, anche in una prospettiva di sviluppo che abbiamo sul territorio della provincia di Napoli, abbiamo bisogno di allargare gli attuali confini anche a parti significative del territorio della provincia di Caserta e della provincia di Salerno, dove poter riequilibrare le funzioni territoriali che oggi sono compresse e che non consentono un pieno sviluppo del nostro territorio. Ecco, apriamo ora una finestra sul PDL della Campania. Recentemente c'è stata a Napoli la visita del segretario Angelino Alfano. Restano comunque tensioni e fibrillazioni all'interno del partito? Ah, il problema è che il PDL è assolutamente unito sulla persona di Angelino Alfano. Resta il problema della rappresentanza a livello territoriale, che è un problema assolutamente pregnante, al quale il Partito Nazionale dovrebbe dare una risposta, tenuto conto che il netto divario che c'è oggi tra il partito e il paese reale, tra il partito e i propri elettori, gli elettori del centrodestra, gli elettori che prima votavano Forza Italia, Alleanza Nazionale, può essere risolto solo in una chiave di rinnovamento. Non è possibile avere ai posti di governo del partito persone
personaggi che ormai hanno già esaurito la loro storia politica e che in qualche modo dovrebbero fare più di un passo indietro per garantire non solo un ricambio generazionale, ma anche un ricambio in termini di idee, in termini di energie. Non è pensabile che in una città come Napoli il PDL non sia capace di proporre all'opinione pubblica un modello alternativo di sviluppo a quello fantomatico che la Giunta De Magistris ci sta proponendo, su tutti i temi che vengono sostanzialmente messi al centro del dibattito politico. Non c'è una posizione univoca del PDL, basti pensare che in Consiglio Comunale, caso unico, abbiamo due gruppi del PDL, proprio a conferma che il partito non è governato. Ecco, che sarà del PDL a livello nazionale e ovviamente quindi come ricaduta in Campania? Molti gli interrogativi su ciò che faranno gli ex AN, per esempio. Ma intanto gli ex AN, diciamo almeno quelli che non si sono in qualche modo appiattiti sulle posizioni degli ex Forza Italia, e ce ne sono molti. La Russa e Gasparri, per fare dei nomi. Diciamo che anche a livello locale non mancano esempi di questo tipo. Noi, diciamo, gli ex di AN che in qualche modo vogliono interpretare e continuare il loro percorso cercando di rappresentare coloro i quali si rifanno alla cultura della destra storica, della destra sociale, della destra storica italiana intendo dire, e della destra sociale, intendono comunque lavorare e poter essere presenti nell'ambito di un centrodestra, rappresentando però la destra in maniera più netta e decisa di quanto non è stato fatto in questi anni. Se il PDL, diciamo, resterà nella sua attuale conformazione, è una risposta che potremmo dare solo quando sarà certo con quale tipo di sistema elettorale si voterà alle prossime elezioni politiche, perché da quello dipende il fatto se il PDL rimarrà nella sua attuale composizione o se ci sarà una scomposizione, dalla quale ovviamente è evidente che nascerà anche una formazione di destra, e in quella formazione noi saremo. Da raccogliere quindi l'invito di Marcello Veneziani relativo alla formazione e alla nascita di una nuova destra. Da raccogliere credo proprio di sì, soprattutto in considerazione che noi abbiamo quel background culturale, quella voglia di fare politica per passione e soprattutto quella sete di giustizia sociale che da sempre ha caratterizzato i militanti di destra e che noi vogliamo riproporre in maniera forte nel PDL, se sarà possibile farlo nel PDL o altrove laddove ci dovesse essere appunto la scomparsa di questa formazione politica. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Taccuino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.